Benvenuti a Best Cinema, siamo a Milano, questo è il nuovissimo UCI Pioltello, venite con me per scoprire tutto il grande cinema di maggio. Nove sale, 2000 posti a sedere e tantissimi mondi cinematografici, voi in quali volete immergere? Volete vedere assieme a Ryan Gosling quello che di solito al cinema non si vede? Volete un'avventura per tutta la famiglia o siete voi che volete tornare bambini come Ryan Reynolds? Oh no! Volete scoprire l'ultimo capitolo di una saga che ha cambiato la storia del cinema? Inchinati al tuo re. Oppure cercate un'avventura folle, elettrizzante? Volete provare dei brividi o siete qui per una scoperta, qualcosa di inaspettato che vi sorprenderà? Per tutto questo e per molto di più e per viverlo nel migliore dei modi siete nel posto giusto. Nel 99% dei film di Hollywood c'è una cosa importantissima che rimane però sempre invisibile: il lavoro degli stuntmen. Solo un uomo poteva fare diventare The Fall Guy, letteralmente il tipo che cade, la controfigura, la star di un film. Come te la passi? Quanto odio quel pollice in su, roba da stuntman. È lo stesso uomo capace di meritarsi una candidatura Oscar per il suo ruolo di una bambola di plastica dagli addominali sviluppati del cervello. Sto chiaramente parlando di Mr. Ryan Gosling, che dopo Ken di Barbie ci regala un altro personaggio pieno di ironia, ma anche romantico e sexy. Sei l'ultima persona sulla Terra che voglio vedere. Potrei prenderti a schiaffi, lo farei davvero. Io accetterei volentieri, ma in un ambiente più sicuro. Andiamo ad ascoltare come ce l'ha raccontato assieme alla sua coprotagonista Emily Blunt. I started on an action-adventure TV show called Young Hercules, so I've kind of had a stunt double my whole life. And it's always been this strange dynamic where they come in, they do all the cool stuff, and then they go and hide and you pretend like you did it. Se trovi Ryder, salvi il film di Jodie. E ti riprendi l'amore della tua vita. Perché io? Tu sei uno stuntman, non ti noterà nessuno, è il tuo lavoro. Ti sei offeso? Beh, un po' sì. Yes, it's a celebration of our incredible industry. And this film is about that, but it's really to just broadcast the incredible and indelible work of stunt performers and what they've done for cinema and what they've done for people's entertainment, and they've risked life and limb to give people that crackling sense of wonder that you feel in movies, and it's time they got their outing, you know. Sono la regista. Ora gli do fuoco. Sei uno stuntman. Dobbiamo essere super professionali. Professionale è il mio secondo nome. Credevo fosse pericolo. Com'è andata, capo? Oh. Sul serio? Sì. Rimettila a posto. È a posto. Lascia stare, non l'hai vista. You know, just so people could have a great time, and there's just amazing real stunts in the film, things that haven't been done a long time. Some records are broken in the film. It's funny, it's romantic, I love it. I hope people do too. Volevano uccidermi! E non per gioco! Ce la fai, ce la fai? Non ce la fai. Troppo pericoloso! Meglio le scale! Ok, ok! Questo è un vero popcorn movie, conoscete questa espressione? Sono quei film spettacolari fatti per intrattenerci mentre noi ci rilassiamo. E questo è perfetto perché David Leitch, il regista, è stato anche lui uno stuntman e quindi sa perfettamente come fare scene come queste. The Fall Guy non è solo azione, è anche dialogue driven, ovvero guidato dai dialoghi, battute divertentissime e a raffica. Beh, oramai l'avete capito con tutte queste parole inglesi che uso, io i film me li guardo in lingua originale. E qua si può, d'altronde è solo così che possiamo scoprire come hanno fatto a fare dire questo. What's an ice crime? Are you saying ice cream or ice crime? Ice crime. Okay, just with your accent, sorry. In italiano.
C'è un morto nel ghiaccio? Morto col ghiaccio o morto nel ghiaccio? Morto nel ghiaccio. Certo, non mi sognerei mai di denunciare un vino. Sì, bello, questo l'ho capito. Ok. Ti offro da bere quando sarà finita. Tieniti forte! Che fai dopo? Ti va di andare al mare? A bere spicy margherita? E a prendere pessime decisioni? Sì! Comunque Ryan ha proprio una faccia nata per il cinema, quelle facce di cui la cinepresa si innamora, nate per essere ammirate su schermi giganteschi come questo della sala XL, lo schermo più grande e più spettacolare per vedersi un film con una qualità dell'immagine che ci lascia veramente a bocca aperta. Ma sapete secondo me anche chi ha un volto nato per il cinema? Garfield. Lasagne formato famiglia da portare via. Ti chiamerò Garfield. Che sia un grande in tutti i sensi, lo sapevamo già. Garfield, nato più di 45 anni fa nelle strisce fumetti di Jim Davis, è già stato al cinema. Serve la bilancia grande. Lo deve sapere tutto l'ambulatorio. Il pigro gattone dell'umorismo sarcastico, dell'appassionato amore per le lasagne, ci torna in un'avventura tutta nuova, dove assieme al cane Odie e al papà umano scopriremo nuovi personaggi, tra cui il suo papà felino. La vita qui è perfetta. Non sapevo che tutto stava per crollare. Sto sognando ancora, dammi uno schiaffone. Bentornato, Victor. Mi serve il tuo aiuto. Prendeteli! Sparisci per tutti questi anni e quando ti rivedo ti dà la caccia una gatta fuori di testa. Io lo trovo esilarante. Guardarmi questa animazione al cinema mi serve anche come antistress. Pensi di combattere quei criminali da solo? Se non dovessi tornare, racconta la mia storia. Una parte di me vuole aiutarlo. No. Fa esperienza. Tanti anni fa uno scrittore francese capitò qualcosa di molto toccante. Andò allo zoo e si accorse che una scimmia lo stava osservando con uno sguardo umano. Pierre Boulle, così si chiamava quello scrittore, incominciò a riflettere: ma che cos'è che ci rende davvero umani? E se non fossimo poi così superiori? Vedo strane cose. Ricordi? Non ricordi. Cose nuove. Vedo tutto. Questo non è tutto. Il regno del pianeta delle scimmie è ambientato generazioni dopo l'ultimo film, quello del 2017, ma apre un capitolo totalmente nuovo che vi potete gustare anche se non avete visto nessuno dei film precedenti. Siamo in un mondo in cui, lo avete indovinato, gli umani non sono la specie dominante. Per i fan del leggendario Cesare ci sono alcuni richiami alla sua epopea che potete divertirvi a scoprire, ma il film segue le avventure dello scimpanzé Noah dopo che il suo villaggio viene messo a fuoco. Avventura in cui scoprirà com'era il mondo una volta e si imbatterà nella specie umana. Di qua. Trovatela! Io so che è qui. Noco! Novo! Vieni fuori! Sento il tuo odore! Noco! Sbirciare backstage. Here we go. My
myself as a fan, I'm very, very thrilled at the opportunity to contribute to this great legacy of these movies. All right, here we go. Pictures up. Whereas the last three movies were about Caesar and his struggle. Here, our movie, you cut 300-400 years after. And you see what has become of the apes. What's become of his legacy. Per Cesare! What's become of the humans and the world. Oggi un giorno magnifico! Perché danno la caccia a questa umana? È più intelligente di molti. We've worked really hard to achieve a much bigger scale. I mean, it's jaw-dropping. And what Wes has set up here is a fascinating idea. Sapete che cos'è il concetto di evoluzione? Ultimately, our movie is really about, can apes and humans live together? Tu hai scelto un'umana e non le scimmie. Insieme, voi morirete. No, insieme, forti. Voi ce l'avevate un amico immaginario? Sapete, quello che vedevate solo voi? Oppure magari ce l'hanno i vostri figli? Beh, i bambini che il regista John Krasinski ha con sua moglie, che è l'attrice Emily Blunt, tra l'altro, hanno sicuramente una fantasia molto sviluppata. Ed è proprio guardandoli giocare che Krasinski ha scritto IF, gli amici immaginari. Ciao! Chi sei? Sono un IF, un amico immaginario! Sono blu! E perché sei viola? Non lo so. Ryan Reynolds riesce a vedere gli amici immaginari dei bambini di una volta che oramai cresciuti non ci giocano più. Non è solo, anche la sua vicina di casa, Bea, li vede. Ma che cosa ci fanno tutti questi imaginary friends o if in breve, senza un bambino con cui giocare, disoccupati? Bisognerà trovare degli altri bambini. Voglio conoscere gli altri if. Ciao! Ogni tanto quando sono nervosa io... Oh no, ecco. Non guardargli l'occhio. Quale dei due? Lo sai bene quale dei due? Andiamo a vedere come hanno fatto a creare questo mondo straordinario. I had the idea for this movie about 7 years ago. I wanted to do a movie about imaginary friends called If. This is a movie that John and I have been talking about for years now. Something that feels a bit like a live action Pixar film. And action. The man upstairs is a de facto accomplice for B, and they strike up a pretty unexpected friendship. Keith! It's fun, it's heartwarming. It's a big family movie with a little bit of everything. La mamma diceva troppe caramelle fanno male al pancino, ma io dicevo... Oh cielo! Bella consistente. Scusatemi. Sa di rabarbaro. Oggi al cinema con me c'è Ramon Bjarnes, managing director di Odeon Group per il sud e il nord Europa. Ramon, è un gruppo enorme questo di Odeon e UCI in Italia, grandissimo, 40 42. Cinema, 42 sono diventati, 400 sale cinematografiche le stiamo contando. E è un'esperienza, no? Venire al cinema da UCI, ma che cos'è che adesso fa uscire di casa per venire a vedere un film qui? Me l'hai detto tu, per me è veramente l'esperienza. Essere al cinema diventa tutta un'esperienza completamente diversa dalla cosa che si può fare a casa. Per tutti i cinefili, nerd, tecnologici che ci seguono, cioè questo vuol dire sale con schermi enormi, vuol dire Dolby Surround, vuol dire 4K, cosa vuole dire? Sì, veramente le persone che capiscono come funziona il cinema e lo schermo, il suono, ma anche per le persone che non sono così, che non capiscono il cinema tecnicamente, vedere un film a una sala così è completamente diverso da come si vede a casa. Non hai il suono, non hai la visione che si può fare o la qualità del film a un cinema è completamente diverso da come si vede a casa. Assolutamente, un'esperienza proprio di immersione, no? Ma tanti dicono è troppo caro andare al cinema, costa troppo. Allora ci sono, no, delle cose che fate per portare le persone al cinema, anche in questo senso? Noi abbiamo ogni giorno una promozione. Diciamo, se tu arrivi qui con la famiglia,
non è che si paga il prezzo completo, sempre c'è l'opzione di prendere il prezzo della famiglia. Certo. E se tu fai la prenotazione del biglietto prima di andare al cinema, è un euro in meno. Senti, parlavi della famiglia, no? Tutti ci ricordiamo il momento in cui magari i nostri genitori ci hanno portato al cinema per la prima volta. Tu te lo ricordi? Qual è stato il primo film che hai visto? Star Wars. Wow! Con mio padre, sì sì. Eh sì, è lì l'esperienza proprio di vederlo al cinema. Io penso che per un ragazzo vederlo in questa situazione al cinema è completamente diverso. In questo momento i bambini sono sempre con schermo in mano. Certo. La TV, ma quando arrivano qui non c'è qualcuna cosa così a casa. Io sempre faccio una comparativa perché mi chiedono sempre cosa succede con le streaming. Tu a casa tua hai una cucina preparata per fare una cena bellissima, possibilmente, oggi, no? E perché vai a un ristorante? È l'esperienza. Certo. Senti, il tuo genere preferito cinematografico qual è? Il mio film preferito di sempre è Blade Runner. Ah, Blade Runner, quindi fantascienza. Fantascienza, ok. E allora è perfetto perché ci sono una serie di film anche post-apocalittici in uscita, quindi di grande, grande portata che ci possiamo godere qua. L'ultimissima cosa che ti chiedo, il cinema è anche un posto proprio per divertirsi, no? Per fare quelle cose che a casa non si fanno e quindi anche i popcorn e quindi anche la soda, le caramelle, no? Questo è importante? È importante, io penso che parte di tutta questa esperienza. E non ti hai dimenticato una cosa? Quante persone hanno fatto la prima uscita con la persona che sarà la tua sposa o certo. marito certo. al cinema? Cinema è anche amore. Assolutamente, soprattutto. Grazie mille, Ramon. Grazie a te. Ci sono alcuni film che vanno assolutamente gustati nel buio della sala. Sto parlando dei thriller e questo mese ne ho diversi da consigliarvi. Mi piace giocare con il mio cibo. Il mio primo consiglio è La profezia del male. 12 carte da mettere in cerchio. Chi non si è mai divertito a farsi fare le carte? Ma c'è una regola da seguire: mai utilizzare il mazzo di qualcun altro. Beh, chi comincia? Chi tra loro vedrai? Quando si compirà la tua sorte? Se il vostro genere di paura ha i denti affilati e ama la notte, il mio consiglio è Abigail, la ragazzina direi speciale rapita da un gruppo di aspiranti criminali, tra cui Catherine Newton, che ci ha portato a fare un giro sul set. Hello, I'm Catherine Newton and welcome to the Abigail set. Abbiamo rapito un cazzo di vampiro. You have a lot to see here, folks. This is Abigail's room. That's where she resides. We find her and, you know, try to torture her and stuff, and she really just ends up torturing us. Whoa, whoa, whoa! Sta volando, cazzo! Moving on. This room here is by far my favorite room because I actually love all of this happening. Like, I would wear all of this in my real life. I do come in here with my steak trying to kill Abigail, and it doesn't go too well. It's a beautiful room, though. Great room. I take you to the worst place in the world. This place is called the Abattoir. So come on. You see how deep this is? Yeah. Filled with bodies. Finisco con il genere di thriller che io amo di più, quello psicologico, con Mother Instinct. Siamo negli anni 60, suburbani e color pastello. Jessica Chastain e Anne Hathaway sono due amiche, due madri, due vicine di casa con figli più o meno della stessa età. Il clima è idilliaco finché non succede qualcosa di tragico. Ma chi ha colpa e chi forse ne avrà? Sono una madre orribile. Sei una madre magnifica e un'amica magnifica. Voglio solo che sia felice anche tu. No. Siamo andati a farci raccontare di più dal regista.
I'm the director of this film with Jessica Chastain and Anne Hathaway. It's a thriller set in the 60s. Every part is super important, you know, the structure is very important, every detail. They have two women living next to each other in a suburb of New Jersey. And this character, Celine, she has a bigger house and everything is so clean, so perfect. When people are so perfect like this, maybe there is something behind it. You don't know. Max? Max, scendi da lì, è pericoloso! Max! Celine! Ali! The beauty was to be able to do everything. Operating, lighting, directing. You make different movies like that, you know, because you're in the center of it. I certainly love Hitchcock, and I still think going back to Hitchcock is very relevant. If you want to make a film now, double meaning or this kind of ambiguity, not knowing exactly who is a good person, who is a bad person. I think Hitchcock is also now, we think also is a lot about the look of the 60s, this kind of colors, you know. Of course, I want the audience to be a little bit scared and also shocked and surprised by the things happening in the film. But I would like the audience to also think myself, if something like this was happening to me, what would I do? Ti dispiace se Dio stampa con me? Hai dimenticato mio figlio davvero in fretta? Nostro figlio. Passare del tempo con Dio mi aiuta e aiuta anche lui. Lui ti manca? Celine è mia amica. Scendi dal balcone! Alice, che succede? Hai messo Dio su quel balcone per mettermi alla prova. Mi credi capace di una cosa simile? Vuole farcela pagare per Max. Mi stai accusando di essere una specie di mostro. Stai perdendo il contatto con la realtà. Lascia in pace la mia famiglia! Non me lo sto immaginando. Se non vedete l'ora di sapere come va a finire e lo volete sapere prima di tutti, da UCI potete vedere Mother Instinct in anteprima. Sapevamo che sarebbe stato un grande film, ma forse non ce lo immaginavamo così colossale. Sto parlando di Furiosa e Mad Max Saga, la origin story dove il volto della regina guerriera che era stato di Charlize Theron in Mad Max Fury Road ora è quello della regina di scacchi Anya Taylor-Joy. Grazie! Prego. Un trip visivo con protagonista Chris Hemsworth, fatto di suoni, metalli, sangue, vendetta e diretto dal papà della saga, George Miller. Da bambina, il mio mondo è stato cambiato per sempre. Mia madre era magnifica. E lui mi ha rubato tutto. Chi abbiamo qui? Viene da una terra di abbondanza. È il nostro destino. La mia infanzia. Mia madre. Le rivoglio entrambe. Le rivoglio entrambe! Questo è un grandissimo film pensato e girato per essere goduto al massimo della qualità cinematografica. E infatti nella prossima puntata vi porterò a fare un'esperienza straordinaria in una sala pazzesca UCI. Proteggi il luogo verde. È tempo di prenderci quello che è nostro! Pronti? Potenza! Talmente epico da venire presentato al Festival di Cannes, la storia che racconta è quella di una giovane furiosa che viene strappata dal luogo verde delle molte madri, rapita da una grande orda di motociclisti guidata dal signore della guerra, Demetrius. Ci sarà sempre una guerra, ma per tornare a casa, Furiosa ha sfidato il mondo. Ricordi di me? E questi sono solo alcuni dei grandi film che possiamo vedere da UCI a maggio. Per scoprire tutti gli altri e tante altre opportunità, seguiteci sui social. Io entro in sala.